Tecnica anche fra i dilettanti come voi che vi porta molto vicini alla qualità dei professionisti. Un altro aspetto che mi pare giusto anche stasera sottolineare è il carattere, senza essere sciovinista, molto bellinzonese della vostra associazione, e quindi questa attenzione, questo occhio che la vostra associazione ha avuto per la città è anch'esso un motivo di grossa soddisfazione per l'autorità cittadina. Il 50esimo per le associazioni è un traguardo che poche di esse riescono a raggiungere. Solamente quelle che hanno un andamento più o meno costante del numero dei soci, che hanno un'attività non legata alle mode del momento, possono vantarsi di una simile longevità. È il caso della BCD.
associazione bellinzonese cine video dilettanti, che a partire dall'anno 1952 ha riunito gli appassionati di cinema amatoriale della città, fungendo anche da polo d'incontro per molti amici delle valli e del piano di Magadino, fino a Cadenazzo e Cugnasco. Molti sono i riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale che i nostri soci hanno meritato. Oggi, continuando la tradizione, abbiamo abbracciato l'hobby della videoregistrazione e partecipiamo ai concorsi che vengono indetti tra noi videoamatori. Siamo in grado di competere per qualità e fantasia a livello paritario con gli altri club svizzeri, a cui siamo legati per l'appartenenza a Swiss Movie, associazione mantello nazionale dei videoamatori. Abbiamo cercato in questi ultimi anni di farci conoscere e apprezzare in città, collaborando con gli enti e le associazioni locali. Una volta, quando uno voleva fissare una storia, o era pittore e allora la fissava attraverso dei quadri, ma questo era permesso soltanto alle famiglie principesche o poco di più. Uno, due, tre. Auguri a tutti. Benvenuti a Bellinzona. La nostra città purtroppo non ha sale cinematografiche, però in questa bellissima sede restaurata del teatro, che è monumento nazionale, ci ritroviamo in un ambiente veramente favoloso, che mi mette anche emozione. È la prima volta che noi entriamo in questa sede come associazione. Oggi sarà possibile vedere il meglio di quanto in Ticino si produce nel campo amatoriale video. Le immagini che si susseguiranno hanno il contributo arricchente di numerosi concorrenti provenienti dalla vicina Italia. Gentili signore, egregi signori, cari bambini, ho partecipato con emozione a questo ultimo filmato, non ho preso parte a tutta la giornata, ma porto volentieri il saluto da parte della città e da parte anche di Bellinzona Turismo. Credo che si tratti di un evento nuovo, un evento straordinario che fa aprire le finestre sul mondo della multimedialità, il mondo delle immagini. Vengo volentieri a parlare davanti a questo pubblico perché il mondo del cinema mi ha sempre affascinato fin da bambino. Sonoro è stata una scoperta, dove quando si presentava un film sonoro era qualcosa di veramente fuori dall'ordinario. Mi sono reso conto invece che adesso i confini tra la professionalità, il prodotto professionale e il prodotto realizzato da voi sono diventati sempre più vicini. E questo ha tutto merito di chi ha qualche cosa da dire. Non è detto che siano solo i grandi registi che abbiano qualche cosa da dire. Io non posso che rallegrarmi per questa iniziativa, un'iniziativa che si muove in fondo in parallelo col dicastero della città di Bellinzona, che è quella del turismo, della cultura e dell'economia. Qui abbiamo cultura, abbiamo economia, e abbiamo, sì, lasciatemelo dire. Compiamo 50 anni come ABCD e do una copia del nostro giornaletto a Brenno, dove è racchiusa la storia degli ultimi 10 anni di ABCD, perché abbiamo già festeggiato grandemente il 40°. Grazie ancora. In ordine, per le scuole elementari, memorie della terza B di Chiappe. Per gli docenti,
Olivia Bernasconi e Simonetta Ferretti. Attivare la loro attività audiovisiva. Consegnerà i premi che sono proprio stati preparati e designati dalla nostra associazione. Faccio complimenti. Ecco, c'è la targa anche. E qui la puglia tutto quanto per terra, l'ha fermato per il colpo di Non aspettatevi, signore e signori, il nome, ecco, fatti di un pubblico al quale noi ci teniamo moltissimo. Ma grazie soprattutto al comitato d'organizzazione che ha fatto davvero cose egregie. Noi, per quanto banca, per quanto pieni di soldi, a portare Grand Prix Sony a questo livello. E la prova siete voi. Facciamo magari una cosa solo i primi tre delle categorie, dopo? Ok, guardate che un attimino.